Gruppo Industria 7 vi dà il benvenuto a questo nuovo appuntamento settimanale. Mercoledì 17 giugno il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha portato agli stati generali dell'economia convocati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte le posizioni degli industriali. Tre le priorità indicate: produttività, misurazione della qualità della spesa pubblica, riduzione del debito. Lo Stato deve rispettare le sentenze della magistratura. Emblematico il caso della mancata restituzione di 3,4 miliardi di euro di accise sull'energia, impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dallo Stato nonostante una sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione, ha indicato nel suo discorso il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Lo Stato deve rispettare i contatti e onorare i propri debiti. Non è più accettabile che per smaltire i debiti arretrati occorre ogni volta adottare provvedimenti straordinari che rimediano solo in parte al pregresso accumulato, quando basterebbe semplicemente applicare le stesse regole che si applicano ai privati, consentendo loro di compensare debiti e crediti verso lo Stato. Sul fisco non possiamo operare restando in attesa per altre 60 settimane in media delle regolazioni da parte dello Stato dei crediti IVA alle imprese, quando negli altri paesi avviene in meno della metà. Quindi Bonomi ha indicato tre priorità trasversali alle misure da avverare. La prima è la produttività, la grande assente da 25 anni nel dibattito pubblico italiano. 25 anni di sostanziale stagnazione, a differenza che negli altri paesi avanzati. Noi faremo una grande battaglia per la produttività del lavoro, ponendola al centro dei rinnovi contrattuali e parlandone con il sindacato. Oggi quasi il 90% dei contratti è scaduto o in scadenza, ma l'indicatore IPCA dei prezzi al netto dell'import energetico, che si usa per il benchmark dei rinnovi, indica attualmente andamenti salariali stagnati o negativi di cui nessuno avverte il bisogno. Per questo occorre ridefinire dal basso, tra imprese e sindacati, una visione condivisa del nuovo lavoro, della sua organizzazione, delle sue qualifiche, centrata e misurata sulla produttività e sull'estensione dei diritti alla formazione, del welfare aziendale, dell'eguaglianza di genere e della coerenza tra organizzazione del lavoro e cura parentale. La seconda priorità trasversale è quella della misurazione di qualità ed efficacia della spesa pubblica. Proponiamo anche una terza priorità a garanzia del nostro futuro. Serve da subito anche una cornice incredibile pluriennale di sostenibilità della finanza pubblica italiana, di riduzione del debito pubblico. Infine, il presidente di Confindustria pone alcuni tempi puntuali e urgenti al governo. Ci dica presto come intende operare sulla leva fiscale, come il cuneo fiscale, non solo in questo 2020, ma a regime dall'anno prossimo. Sciolga nodi INPS e ANPAL, entrambi gravati da serie anomalie e incompatibilità. E ci dica subito se su automotive, siderurgia e filiere dell'export potremo contare su misure ad hoc come quelle messe in campo da altri grandi paesi europei. In seguito all'appello del presidente di Confindustria Piemonte sull'opportunità di tenere aperte le fabbriche anche ad agosto, interviene il presidente dell'Associazione di Vicenza, Luciano Vescovi, che rimarca la necessità di permettere alle aziende di produrre e vendere, di pagare i fornitori, pagare gli stipendi, investire in ricerca e sviluppo e dare prospettiva ai giovani e alle famiglie. Tutte queste cose dipendono moltissimo dai mercati e, per quanto riguarda il Veneto, dai mercati esteri. Il nostro sogno è lavorare, dice Vescovi. Io sono convinto che se ci sarà la possibilità di produrre, perché l'Italia e il mondo avranno bisogno dei nostri manufatti, con lo spirito di rivalsa rispetto a questa crisi e soprattutto grazie all'etica del lavoro di questo territorio, lavorare ad agosto sarebbe la più bella cosa che ci possa capitare quest'estate. La verità è che non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. La visibilità ad ora è a qualche settimana perché il mondo sta ripartendo a singhiozzo. Magari tra un paio di settimane potremo ricevere ordini per un altro paio di settimane e così via, ma sono certo che la maggior parte degli imprenditori e dei lavoratori che in questi mesi hanno sofferto per la mancanza di lavoro si augurano di averlo il problema da porsi ad agosto. E intendo quello di come gestire le ferie, perché la fabbrica sta aperta e produce. Se si chiude per mancanza di ordini ci si aspetta poi un settembre davvero terribile.
Renato Zelker, amministratore delegato di Crocco S.p.A., è stato rieletto per il biennio 2020-2022 alla presidenza dell'European Plastic Converters, l'associazione europea dei trasformatori di materie plastiche, che rappresenta 50.000 aziende, le quali annoverano 1,6 milioni di lavoratori. Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata nel 2018 e che mi è stata riconfermata per questo secondo mandato. Questa riconferma mi dà forza e fiducia per affrontare con ancora maggiore grinta e determinazione questi momenti difficilissimi e le grandi sfide che ci attendono, ha dichiarato Zelker. Come sapete, il periodo che stiamo vivendo è uno dei più duri che i paesi del nostro continente e di tutto il mondo abbiano dovuto affrontare dal dopoguerra ad oggi. Anche se adesso, dopo mesi, cominciamo a vedere uno spiraglio e stiamo per mettere l'emergenza sanitaria dietro di noi, la crisi economica è alle porte e se non agiremo tutti uniti con un unico fronte europeo, rischiamo di uscirne ancora più distrutti di quanto già non lo siamo oggi dopo mesi di lockdown, ha evidenziato il neopresidente. Una delle cose che è emersa però in questo periodo di difficoltà è la ritrovata consapevolezza dell'essenzialità dei prodotti che le nostre aziende producono. Grazie agli sforzi di molti dei nostri associati siamo riusciti a garantire la disponibilità di prodotti confezionati in modo sicuro, sistemi di protezione individuale e prodotti indispensabili per l'industria medica e farmaceutica. Dopo tante campagne denigratorie, la plastica sta recuperando la sua credibilità, ricordando a tutto il mondo il motivo per il cui il materiale che produciamo è tanto diffuso ed impiegato in milioni di applicazioni diverse. Con gli effetti della pandemia, ancora fortemente avvertibili, soprattutto nelle relazioni commerciali con gli operatori dei principali mercati di riferimento, risulta importante capire in quale direzione si sta sviluppando il mercato tedesco e quali opportunità potrà offrire la situazione attuale alle aziende italiane che esportano in Germania. Un'occasione di approfondimento è il webinar che Confindustria Vicenza, in collaborazione con lo studio legale Altea Lex di Colonia, realizzeranno giovedì 25 giugno 2020 alle ore 11. L'evento vedrà l'intervento del dottor Christoph von der Seipen, che illustrerà le misure economiche attivate dal governo tedesco per reagire all'emergenza, con una attenzione alle opportunità che da esse potranno derivare. La partecipazione è gratuita e per iscriversi è sufficiente compilare il modulo che trovate online nei siti associativi. Sarà poi inviato un altro link con il quale partecipare al webinar. E con questo è davvero tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona settimana. Arrivederci.